Mister Cesare Beggi, e dai, dai, il Parma era riuscito anche a passare in vantaggio con il Pordenone, vantaggio però, ahi noi, durato pochi minuti. Sì, una partita sulla falsariga delle nostre tipiche partite in completo controllo, parecchie occasioni, probabilmente troppe fallite. Eravamo comunque riusciti a passare in vantaggio, poi si commettono un'ingenuità ci è costata cara, però insomma sotto il profilo dell'impegno non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ci abbiamo provato fino in fondo, è un momento dove facciamo un po' fatica a concretizzare tutta la mole di gioco, però ripeto, pian pianino torneranno anche i gol. Il trend in classifica non è dei migliori, ultimamente appunto in virtù di qualche punticino perso qua e là, diciamo di troppo, però c'è anche da riconoscere tante attenuanti, tra cui le tante assenze, per esempio, che anche oggi hanno caratterizzato la sfida. Sì, però il gruppo c'è, il gruppo comunque dà garanzia da questo punto di vista, quindi hanno giocato altri ragazzi che hanno fatto secondo me discretamente, quindi non è sicuramente un problema di assenze o di giocatori. Tutto il gruppo si sta allenando bene costantemente durante la settimana, quindi ripeto, io della prestazione sono abbastanza soddisfatto, è chiaro che quando non si concretizzano le tante occasioni a questo livello può anche succedere che al primo errore l'altra squadra invece trovi il gol e quindi insomma, sono partite abbastanza tipiche, non è la prima volta che una squadra ha tante occasioni, sbaglia un rigore e poi al primo errore viene punita, però andiamo avanti. Grazie. Prego.